Castellinaria 2023 con Massimiliano Bruno. Massimiliano, presenti i peggiori giorni. Possiamo definirlo il seguito dei migliori giorni? Sì, diciamo che passa come un seguito, anche se in realtà non lo è, perché sono due film completamente staccati che si possono vedere indipendentemente. È molto piacevole per me presentare questo film, anche se in realtà io sono il 50% di questo film, perché è un film fatto a due regie insieme a Edoardo Leo, e oggi sono venuto in Svizzera io a presentarlo, ci dividiamo ogni tanto i compiti e niente, è un film che racconta tante storie, che racconta un pochino come abbiamo visto le feste comandate io e Edoardo, e ci siamo molto divertiti a farlo. E qual è il tuo episodio preferito dei peggiori giorni? Beh, allora, divido tra quelli che ho fatto io e quelli che ha fatto Edoardo. Io un episodio che ho amato particolarmente è probabilmente quello del Ferragosto, perché è molto caustico, molto spietato, e mi piaceva ogni tanto fare un film poco rassicurante. Ma ho amato anche Halloween, perché in realtà per il motivo opposto, cioè perché è l'unico degli episodi che dà un minimo di speranza, che fa pensare che insomma forse si può fare qualcosa per cambiare. Ho molto amato anche gli episodi di Edoardo, e penso che Bentivoglio e Battistone abbiano fatto una grande performance sul primo maggio, e mi sono divertito tantissimo a fare il Natale insieme ad Anna Foglietta e Edoardo Leo, a fare tre fratelli così bastardi. Sì, ma si vede bastardi. La complicità, nel senso anche. Sì, noi ci conosciamo da tanti anni. Pensa che Anna Foglietta ha fatto il suo primo film che l'ha dato tanto successo con me, che era Nessuno mi può giudicare. E anche Edoardo è stato attore nei miei primi film. C'era in Nessuno mi può giudicare, c'era in Viva l'Italia. A proposito di questo, tu sei sceneggiatore, attore e regista. Dovessi metterlo in ordine, quale sarebbe la preferenza? Forse sceneggiatore come prima cosa, che mi piace molto scrivere. Regista, attore un po' alla fine, perché prima avevo una grande passione per recitare, adesso francamente non ce l'ho più, ce n'ho meno. Ma invece il teatro? Il teatro mi piace anche ballare, con te, non so se si sente questa musica. Speriamo che non si senta troppo. Il teatro continua ogni tanto, e quando si può si fa, mi piace farlo soprattutto con i giovani. Mi piace farlo con i miei allievi del laboratorio di arti sceniche. Esatto, volevo chiederti appunto questo. Tu dirigi una scuola di recitazione. Come si fa a insegnare l'arte a qualcuno? Allora, a insegnare è difficile dirtelo, perché io sono il direttore artistico. Io sono quello che sceglie gli insegnanti bravi. Che forse è ancora più difficile. Che forse è ancora più difficile. Perché ho creato un po' il format della scuola, l'ho divisa in trimestri, ho fatto in modo che loro cambiassero spesso punti di vista, perché volevo dargli una formazione. E la formazione è molto importante, perché il talento non si insegna, ma la tecnica si può insegnare. E quindi, sperando di alimentare il talento di alcuni di loro, spero che attraverso i 3 anni di formazione che fanno con noi, loro escano più forti di prima. Poi è ovvio che facciamo un mestiere che è spietato, che è come il calcio, ci sono le classifiche tutti gli anni, e un anno vinci, un anno vai in Champions League, un anno vai in Serie B. È un mestiere terribile rispetto ad altri mestieri, perché tutti sanno quello che stai facendo, sei visibile, quello che fai si vede, perché sei in teatro, perché sei in un film, perché rispetto a un ginecologo, a un giornalaio, tutti sanno quello che fai, quindi lì re il nudo. Perfetto, ascolta, noi avremmo come ultima cosa un piccolo regalo che dovresti portare a un amico comune, cioè non è per te, è un regalo per Nando. Ah, questo è il martellone, e io ti rispondo dicendoti che Nando è una persona a cui voglio molto bene, a cui devo molto. Anch'io voglio molto bene, perché è veramente...
Beh, ma dato la possibilità di fare una roba politicamente scorretta, però di Ma i un'intelligenza tuoi particolare, personaggi più belli, a gusto mio, che sono Nando, Borromini, insomma. Il Borromini di Ispettore Coliandro. dell'Ispettore Coliandro, ma soprattutto lo psicologo Di Maschi contro Femmine. assolutamente politicamente scorretto. Sì. Cioè, io ho visto quel film al cinema e ero l'unico scemo che rideva come. Bene, bene, no, sono tre parti della mia vita da attore, che però sono stati tre incontri importanti, perché Maschi contro Femmine è un film che ho anche scritto, quindi quella scena me la sono scritta da solo e fa parte dei cinque film che ho scritto per Fausto Brizzi, che sono stati i cinque grandi successi: Notte prima degli esami, Notte prima degli esami oggi, Ex, Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi. E l'ispettore Coliandro è una fetta di cuore, perché i Manetti Bros sono miei grandi amici e ho potuto parlare con l'idioma calabrese, che mio padre e mia madre erano calabresi, quindi è stato anche un po' un piccolo omaggio a loro. E infine Boris, che è stato scritto da tre grandi miei amici, che erano Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Boris, secondo Vendruscolo. me, rimane ancora adesso la miglior serie italiana E sono d'accordo di con tutti i te. tempi. Per 3 anni Cioè, abbiamo vinto come miglior serie italiana. ma rimarrà ancora per anni, cioè, una Io roba. me lo auguro. Non so se si può dire, però lo dico, accingendoci a girare la quinta serie, che si girerà in primavera, e la quarta è andata bene, sta su Disney Plus. Adesso continueremo. Noi non molliamo. Perfetto. Grazie Massimiliano e andiamo a vedere il film. Ah, Fine? va bene.